Ciao a tutte ragazze, benvenute in un nuovo video. Allora, oggi in questo video vi mostro il make-up, praticamente il tutorial di questo make-up che indosso oggi, che è un make-up che ho deciso di fare per la sera di Capodanno. È un po' diverso, in realtà ero partita con l'idea di farlo sull'argento nero, poi ho detto no, ma è pieno di tutorial argento e nero insieme per la sera di Capodanno, perché non cambiare un colore, fare un colore un po' più di acceso, un colore che secondo me poi sulle ragazze more. Sì, lo so, sono un po' di parte, però vabbè, mora che sono, scelgo sempre i colori che mi stanno meglio addosso e quindi ho deciso di farlo incentrandolo tutto su questo ombretto qui, che è bellissimo, è un ombretto di Sephora, che ha un po' un problema per quanto riguarda il fallout, perché è pieno di glitter, ma glitter grossi, non è brilluccicoso, non è shimmer, è proprio pieno di glitter, quindi mi sembrava adattissimo per la serata di Capodanno. E quindi questo qui è, ve lo faccio vedere, zoom, se vedete l'ombretto che è qui sulla palpebra, che poi vado più volte nel video a intensificare in modo da dargli proprio il massimo della centralità nel make up. Quindi una cosa un po' diversa che spero vi possa piacere. Ho lasciato l'armadio aperto. Brava Giorgia, come sei ordinata. E io spero che il video vi piaccia, fatemi sapere se vi è piaciuto o no, se lo copierete o prenderete spunti o cose del genere. Fatemi sapere come vi truccherete voi, come vi siete truccate, dipende da quando vedete questo video. E vi mando un bacione e vi lascio al video. Ciao ragazze! Allora ragazze, ho già fatto la mia base, sempre la solita, quindi insieme partiamo dagli occhi. Vado a utilizzare come base un paint pot, questo qui è Painterly di MAC, su tutta la palpebra mobile, quindi non la metto su quella fissa. Dopo aver applicato la base, vado con un ombretto color carne, diciamo matte, sulla parte alta della piega, in modo che praticamente poi una volta che vado a utilizzare l'ombretto più scuro sia più facile per me la sfumatura, altrimenti riuscirei a sfumare soltanto con molta difficoltà. Quindi vado qui praticamente nella piega, essenzialmente nella piega, con un colore che mi serve soltanto da base per la sfumatura. Fatto ciò, vado a utilizzare praticamente l'ombretto che sarà un po' il centro di tutto il nostro make up, che è questo ombretto qui di Sephora, che è il numero 30. Il numero 30 è il Fairy Princess, che è questo viola, non so se riuscite a vedere qualcosa, glitterosissimo, è veramente pieno di brillantini. Prendere un fazzolettino per applicarlo e lo applico asciutto per ora, poi vediamo se vogliamo intensificarlo, lo applichiamo anche bagnato su tutta la palpebra mobile, sempre dove ho applicato prima il paint pot. Con un pennello di vaga morbidezza, tipo questo, vado a sfumarne un po' i contorni. Prendo un grigio matte, questo qui, con il pennello da sfumatura che ho utilizzato prima, e vado a sfumare quindi i contorni del mio viola. Con un pennellino più piccolino, sempre da sfumatura, porto il grigio che ho utilizzato sopra anche sulle ciglia inferiori. Con questo pennellino piccolo poi vado a, diciamo, a dare una forma più aggraziata all'insieme, che poi andrò a sfumare comunque. Prendo un pennello da sfumatura piuttosto grande, questo qui, e sfumo appunto per non avere sbalzi di colore troppo accentuati.
A questo punto, per andare a intensificare ancora di più la piega dell'occhio, perché la voglio proprio avere bella bella intensificata, con lo stesso pennellino piccolo prendo un nero matte e vado appunto proprio nell'angolo esterno, nella V esterna, e la vado a intensificare. Prendo il pennello largo e sfumo ovviamente. Visto che probabilmente, come è successo a me, vi si sarà di nuovo, diciamo, risfumato anche il viola, riprendo il primo pennellino, quello d'applicazione, bagnato, e se si dovesse essere andato a levare, lo riapplico proprio tamponandolo proprio solo qua, proprio nel centro. Vado a illuminare l'angolo interno dell'occhio. Non lo so ancora come andarlo a illuminare. Probabilmente andrò ad utilizzare un colore, vediamo un po', un rosino sbrilluccicoso, secondo me ci sta. E diciamo, prendiamo questo qui. Vado a intensificare l'angolo interno. Sotto l'arcata sopraccigliare, visto che già il tutto è piuttosto, diciamo, sbrilluccicoso, vado ad applicare proprio qui un ombretto matte, ma piuttosto chiaro, giusto per dare luminosità al trucco, ma senza dare troppo nell'occhio, visto che già sbrilluccichiamo sufficientemente. Quindi lo applico qui. Mettere una matita nera all'interno della rima superiore e inferiore. Ne sfumo anche poca leggera, proprio lungo, diciamo, facendo tipo una riga di liner, però proprio giusto per andare un po' a intensificare qui, ma senza andare a creare una linea. Applico il mascara sulle ciglia superiori. Vado ad applicare anche un top coat, questo qui è quello allungante della Kiko. Passiamo al viso, quindi. Visto che ho paura che si vada un po' a perdere con questo occhio forte i tratti, proprio vado a scolpire leggermente il viso con una terra, questa qui è matte. Io non faccio il 3, non avendo la frangia, ma la porto soltanto qui e sotto il mento. Blush. Non so bene che blush mettere. Andiamo a utilizzare il mio nuovo acquisto, di cui sono tanto orgogliosa, che è questo qui della Kiko, che probabilmente già conoscerete, che è il 112. È piuttosto pigmentato, quindi stiamo attenti. È molto bello questo blush, secondo me sa benissimo le ragazze castane, ma anche le bionde, forse più le castane, non so. Molto bello. Sulle labbra, visto il trucco molto intenso degli occhi, e quindi insomma, non, poi il viola è un difficile colore da abbinare per me, secondo me, sulle labbra, applico una matita nude, questa qui è la ballerina di neve, su tutte le labbra, quindi sia il contorno sia le riempio. E sopra, per rendere l'effetto un po' più lucido, ci applico questo gloss che è di Elf ed è laccato, cioè non è brillantini. Bene ragazze, questo qui è il look quindi completato. Vi zoom sull'occhio, che vedete è bello, viola, intenso. Viso quindi molto nude e niente. Io spero vi sia piaciuto. Quindi, come dicevo, questo qui è il look terminato. Io spero vi sia piaciuto, spero che sia un'ottima alternativa, diciamo, per Capodanno. Spero che passiate un bellissimo 31 dicembre, vi divertiate con i vostri amici, andate a festeggiare, anche chi rimane a casa si diverta comunque. Ci vediamo al prossimo video, ciao!